servono agli investimenti, se servono solo per produrre denaro, soldi con soldi, non funziona, non può funzionare, ma non è la prima volta che succede. Mi spiego? E quegli stati che si sono indebitati il giorno dopo sono accorti della crisi e da grandi liberisti come Bush cosa hanno fatto? La solita ricetta keynesiana che loro hanno sempre rifiutato, no? Cioè, hanno preso i soldi pubblici e li hanno investiti. Gli stati hanno salvato le banche. Perché? Perché hanno fatto intervenire lo Stato, hanno nazionalizzato mezza economia americana in pochi giorni. Questo è successo, cioè i grandi liberisti di tutto il mondo che poi sono costretti a praticare una terapia che è quella keynesiana, che prevede l'intervento pubblico, i soldi dei cittadini. Arriviamo ad adesso, queste stesse società adesso stanno facendo pagare agli stati che si sono indebitati per salvarle il conto, perché si sono indeboliti tirando fuori questi soldi. E adesso stanno aggredendo proprio quegli stati, il debito sovrano per molti di questi stati che nel 2014, tolta la Germania, supereranno tutti il 100%, l'Italia magari calerà il 110-112, perché sono indebitati, perché stanno male, perché hanno aiutato le loro banche, perché hanno aiutato, diciamo, il sistema finanziario. Allora vedete, vado verso la conclusione. Ci sono due posizioni. Anche qui, la crisi è finanziaria ed è internazionale. L'Italia è indebitata, ha un forte debito, per questa è aggredibile. Ma c'entra qualcosa questo con la crisi? No, non assolutamente. Difatti, con queste manovre, sono manovre da 208 miliardi tutte insieme, perché molto spesso anche qui i giornali, stessi commentatori sbagliano, parlano che la manovra Berlusconi-Tremonti sia di 59 miliardi, è vero, a regime, ma ogni anno tu paghi, per cui è di 145, anche quella Monti si sono sbagliati, 20 miliardi, perché il saldo tra 30, 17 di maggiori entrate, 71%, e 13 di tagli, che poi pagano lo stesso i cittadini, fa 30, poi dopo 10 investiti per lo sviluppo economico, saldo 20. Ma 20 per 3 anni? 20 per 3 fa 60. Mi spiego? No, 20 un anno solo. Sì che fa 208 miliardi, 69 miliardi all'anno per 3 anni, in grado di ammazzare un cavallo, mi spiego? In grado di impedire la crescita, non è recessiva, è depressiva. E che problemi risolve di quelli strutturali italiani? Forse in parte quello pensionistico. Mi spiego? Ed era la cosa dove eravamo sostanzialmente messi meglio in Europa di tutti, perché il debito pensionistico italiano è il, diciamo, più basso rispetto a Francia, Germania, Inghilterra. Quindi strano che si agisca lì dove eravamo forse messi meglio. Comunque è l'unica cosa concreta, seria, fatta, anche se costosissima per la gente, grande sacrificio, eccetera. Ma l'unico, tutto il resto di 208 miliardi, 69 all'anno, tanto per capirci, quella di Amato nel 92 era di 45 miliardi circa, differenza di 25 all'anno, non servirà praticamente a nulla. Solo che vanno puniti gli italiani perché sono spendaccioni, non sono in regola con i parametri di Maastricht, che non si sa neanche perché siano stati inventati, anzi non si sa, li hanno voluti i tedeschi. Pensate solo che gli Stati Uniti sono a qualcosa come 100% debito PIL, 10% deficit PIL, disoccupazione 9,5, 9,7, sono parametri importanti. Un altro è quello dell'inflazione, che è tra il 4 verso il 4. Stessa cosa l'Inghilterra, con un debito più basso ma un deficit PIL più alto. Il Giappone, poi ne parliamo. Il Giappone ha i bond, chiamiamoli così alla tedesca, giapponesi. Sapete che rendimento hanno? L'1,8 contro il 2,31 di quelli tedeschi. Il Giappone ha un debito pubblico del 230% sul suo PIL. Perché non lo attaccano? Perché non lo attaccano? Ha un deficit PIL del 9%, una disoccupazione che è stimata sul 5%, ma non stimano la sottooccupazione. Mi avvio alla conclusione, se no. E vedete, allora la situazione è questa.
che la crisi non è dovuta all'Italia, al suo debito. L'Italia è stata offerta, è stata mandata avanti per dire accontentatevi di mangiare questa. La verità invece è che non è sotto attacco l'Italia, come vogliono far credere, e i nostri governanti, in una maniera che io non riesco a concepire, accettano. Perché ho sentito solo un accenno in questi giorni da Bersani dire la Merkel, ma un accenno. Il problema vero è che è sotto attacco l'euro. Mi spiego? Sotto attacco la politica economica dell'Europa. Che anche qui non si capisce perché qualcuno non capisca che è una politica economica di destra. Di destra. Quella che una volta si definiva di destra. Spiego? E anche tutti i partiti della sinistra non lo dicano mai. Non facciano un'analisi su questo. L'euro è sottovalutato. È sopravvalutato. È sottovalutato molto invece il dollaro perché gli americani fanno di tutto per tenerlo basso. Gli svizzeri a settembre-ottobre di quest'anno si sono accorti che valeva 0,90 sull'euro, hanno bloccato tutto, adesso è 0,80, ma l'hanno bloccato la rivalutazione. L'euro entra nell'agone finanziario a 0,88 sul dollaro, spiego? Adesso è a 1,30, è arrivato a 1,40, 1,58, 1,59, il doppio. Cioè l'euro è sopravvalutato, la speculazione sta attaccando l'euro, non l'Italia. Perché è sopravvalutato di un 15-20%. Se svalutasse il problema sarebbe risolto, perché quello vogliono. È già successo nel 92 con la sterlina inglese, Soros, quando ha attaccato la sterlina inglese, con lo stesso schema, con lo stesso sistema, poi la sterlina che non voleva svalutare è svalutata, cresciuta l'occupazione, si è sistemato tutto. Sapete che l'eurozona ha il 9,9% di disoccupazione? Molto più alto del resto d'Europa, molto più alto di Inghilterra e di altri. Perché? Perché c'è una politica, è chiarissimo perché,